Dopo aver consegnato Ewen e la sua banda, i nostri eroi hanno proseguito verso l'unica pista in loro possesso per recuperare la mappa rubata a Sinor, il covo dei Teschi di Ferro, la tribù Pelle Verde che era in combutta con Ewen e la sua banda. Una volta lì, però, nuove sorprese erano in agguato. Il covo, infatti, era stranamente sguarnito e mal sorvegliato. Interrogando dei demoralizzati e arrendevoli hobgoblin, i nostri eroi hanno scoperto che la maggior parte della tribù era da poco partita seguendo Grishnak, il leader dei Teschi di Ferro, per mettersi in cerca di Aggrom, la città indicata sulla mappa. L'altra grande sorpresa è stata che, esattamente come il covo di Ewen, anche quello della tribù dei Pelle Verde era stato completamente svaligiato. Ma stavolta, almeno, i nostri eroi hanno trovato un nuovo indizio per quanto bizzarro. Poco dopo la partenza di Grishnak e del grosso della tribù, il covo sarebbe stato ripulito da un tremendo demone nero che avrebbe minacciato i pochi hobgoblin rimasti di farli morire in un modo orrendo se non gli avessero consegnato tutto ciò che avevano di valore. Sentendo ciò, Varian ha capito di essere sulla strada giusta per compiere la volontà di Sarian. Ispirati da lui, tutti gli altri hanno intuito che forse, dietro a dei semplici furti, c'è qualcosa di più spaventoso, qualcosa che potrebbe mietere anche delle vittime innocenti. È il 25 di Brenie, a Tirin. È quasi l'ora di pranzo. Malir e Anora, i due soli, sono quasi allo zenith e fa caldo. Vi trovate nella foresta di Garlon, nei pressi del covo dei Teschi di Ferro. Di certo, per la loro partenza, non si sono preoccupati di non dare nell'occhio. Forse avevano una certa fretta. Infatti, intorno a voi ci sono parecchie tracce sul terreno. Beh, immagino che stiamo seguendo le tracce, no? Sì, siete fuori dal covo e avete iniziato a osservare questa moltitudine di tracce sul terreno. In fondo, come vi ha detto Otrog, insomma, circa una trentina di goblin, hobgoblin, eccetera, insomma, membri della loro tribù, si sono messi in viaggio per cercare Aggrom. E non si sono preoccupati minimamente di... Ovviamente, quindi è abbastanza facile seguirle. Sì, abbastanza. In che direzione vanno? Verso est? Verso est. Sì, ok. Beh, sempre nella foresta proprio. Okay. Ovviamente andiamo seguiamo. Da quella parte. Certo. Io seguirei seguiamo. Proprio sì. La striscia. E anche, insomma... Ragazzi, un'idea, seguiamo le tracce. Wow, bravo. Proprio un'ottima idea. L'idea eroica. Sì, lo so, sono ma come ti è venuta in mente? Beh, anni e anni di eroi. Eroità. Eroismi a parte, dovremmo farlo anche nella maniera più veloce possibile se dobbiamo recuperare un... Sì, però dovremmo anche mangiare, mi sa, prima o poi. Hai appena fatto colazione. Stiamo sempre a mangiare, quasi andiamo! Libra, cioè, i soli sono quasi allo zenith, quindi insomma... Io ho fame. Tipo mezzogiorno. Beh, forse potremmo saltare la pausa pranzo e mangiare qualche razione camminando, come lo vedete? Va bene. Come intendete procedere nella foresta? Veloci, senza preoccuparvi di nulla, oppure circospetti? No, io direi veloci. Io direi veloci, mano a mano che ci avviciniamo e che ci accorgiamo che le tracce sono sempre più fresche, magari iniziamo a diminuire la velocità. Sì, esatto. Mi piace però all'inizio partirei. Abbiamo pure belli spediti. Sì, all'inizio spediti per forza, se no li raggiungiamo. Corriamo, ragazzi! Ti serve qualcosa, Damias? Wix, sì? Avrei un certo languorino, non è che potresti regalarmi? Ah, ho tantissime cose. Direi io lo devi, ho un sacco di cose, poi mi hai offerto la birra l'altra volta. Non solo la birra. Non solo. Ti ho salvato la vita. Ma certo, dandogli tutte quelle monete. Io l'avrei ucciso. Ti avrebbe svaligiato. Va bene, ti do la mia razione. Grazie. Tanto ne ho tante. Grazie. Un gesto quando fai le sbaglio. Avanzate, continuate ad avanzare nel fitto della foresta mentre continuate a procedere diretti verso la vostra prossima tappa. A un certo punto sentite dei rumori provenire da dietro gli alberi, a parecchi metri di distanza da voi. Le fronde sono troppo fitte perché possiate notare qualcosa, però avete l'impressione di distinguere il suono di alcuni rami spezzati e pare che questo suono venga proprio verso di voi. Beh, io tiro fuori la spada. Perché tiro fuori la spada? Che abbiamo sentito tutti questo rumore? Esatto. Sì. No, io stavo fischiettando.
Ok, che succede, ragazzi? No, ok, non l'abbiamo sentito. Avete sentito tutti questo rumore? Ma era lontano questo rumore, non capisco. Sì, ma si sta avvicinando. Non troppo lontano, molto. Però viene nella vostra direzione. Avete poco tempo per decidere. Vabbè, mettiamoci tutti, cioè, in posizione di... In guardia, ragazzi! In guardia, sì. Ovviamente non vediamo nulla. Ci mettiamo in guardia. È solo... cioè, lo sentiamo solo, non vediamo niente. Sentite... le fronde sono troppo fitte perché riusciate a vedere oltre. Sentite un rumore... rami spezzati, okay. Mettiamoci quanti passi spalla, sentiamo? Spalla. Quante figure potrebbero essere? No, mi sembrano tanti passi, però il tempo stringe. Nasconditi, Tara. Ci nascondiamo. Nascondiamoci. Secondo me è meglio. Ok. Sì. Okay. Ok, qualcuno di voi fatemi tutti un tiro in furtività. Con svantaggio, per favore. 13. 14. 21. 5. 12. 7. Ok, diciamo che dietro a dei cespugli, Wix, che insomma, Milir dietro un albero, Tara sembra un gatto, comunque si nasconde lo stesso. Damias e Beriana rimangono un po' lì in mezzo. Dove vado? Dove non vado? Dai cespugli appare un ragazzo umano. Ha i capelli castani, corti, gli occhi verdi, la sua pelle è leggermente butterata. È poco più alto della media, è molto molto magro, magrissimo. Indossa dei pantaloni sudici e una camicia bianca strappata. Il suo viso ha un'espressione innocente e terrorizzata ed è graffiato dagli arbusti. È scalzo, ha degli evidenti segni sui polsi e ha le gambe sanguinanti. E si guarda indietro, spaventato e spaesato. Poi vi guarda. Che succede? Mi sono perso. Chi siete voi? Vieni qua. È a piedi? Sì, a piedi nudi. Da dove ti sei perso? Ma nel frattempo noi non eravamo nascosti. Sì, ma da solo. Vabbè. Vede loro due, vede Berian e Damias. Jan esce senza problemi. Sì, anche io esco. Da dove ti sei perso? Da dove esci fuori tu? Ero prigioniero, poi sono riuscito a scappare, le mie catene si sono aperte da sole. Prigioniero di chi? Degli Hobgoblin, mi avevano catturato. Ma eri insieme a un gruppo di Hobgoblin? Sì, mi hanno catturato, in realtà non mi hanno catturato degli Hobgoblin, sono stato catturato e incappucciato, però sentivo parlare degli in comune, forse erano degli umani come me, non lo so, poi dopo ho sentito cambiare le voci, ho sentito che parlavano una lingua che non capivo, credo che appunto fossero Goblin. Dov'eri l'ultima volta che ti credo da queste parti, sono riuscito a scappare un paio di giorni fa, ma mi sono perso, non riesco più a trovare la strada, aiutatemi. Ma di dove sei? Io sono di Erler. Quindi come hai fatto a fuggire? Ero prigioniero, non lo so, ho visto che le catene che mi tenevano legati i polsi si sono aperte da sole e ho colto l'opportunità per scappare. Io comunque, sì... Ma eri incappucciato, non hai visto chi era a liberarti? No, non ho visto niente. Qualcuno poi, appena ho avuto le mani libere, mi sono tolto il cappuccio, ma non c'era nessuno. Magari era Daylorn, occhio torvo, no, lui è un eroe. Ne ho approfittato e sono scappato. Ma come ti chiami? Mi chiamo Joran. Quanti anni hai? 18. Ma di dove sei? Sono di Erler. Quindi lì hai dei parenti? Sì, c'è mia madre... Ho solo mia madre è una mercenaria, non c'è quasi mai a casa. Era partita per fare, non so, una delle sue missioni. Io ero da solo a casa, un giorno sono arrivati questi tizi, mi hanno sorpreso e mi hanno incappucciato. Ma che aspetto avevano questi persone? Non lo so, perché mi hanno preso alle spalle. Io non ho visto niente, mi hanno incappucciato, poi ho sentito prima parlare in lingua comune e poi mi hanno portato via, dopo un po' ho sentito invece che... parlare un'altra lingua che non conosco. Quanto tempo fa è successo? È successo qualche giorno fa. Qualche non saprei dire fa. Perché non mi sono reso conto bene del giorno e della notte. Credo che siano un giorno e mezzo, due che sono in giro. Da quanto è che non mangi? Sono due o tre giorni, ma prima non è che mi dessero molto qui da mangiare. Wix, una tua razione, prego. Ancora? È affamato. Grazie mille. Ma voi chi siete? Verian, perché non gli parli secondo Goblin? Ma la lingua era tipo questa e dico in Goblin: muoviti schiavo, cammina. Sì, era proprio quella.
Vabbè, era con dei goblin. Quindi Eowyn ha rapito questo tipo. Secondo me e sì. Poi l'ha consegnato. Poi sì. Goblin. Ma eri l'unico prigioniero? Che io sappia, sì. Okay. Ma poi perché avrebbero dovuto rapirti? Beh, lo fanno. So, così. Forse. A volte. Forse avrebbero voluto chiedere magari un riscatto, immagino, suppongo. Mm. Non lo so. Non abbiamo niente di valore. Ma chi è che. Chi è però che lo ha liberato? Non si sa. Questo non lo sappiamo. Potrebbe essere stato Demone Nero? Ho un eroe! Demone Nero. Come me. Perché avrebbe dovuto farlo? Io non lo so. Non lo conosco questo Demone Nero. Ma so tu solo che molto cosa fai? Chi sei? Cosa fai? Dici di te. Magari riusciamo a capire qualcosa in più. Non so. Io niente. C'è qualcosa di una mappa, di un libro? Eh? Mappa, libro? Di che stai parlando? Non so, noi stiamo non cercando. Non sa niente. Non sai niente? E perché avrebbero dovuto rapirti? È quello che ho chiesto anch'io. A quanto pare Varian dice che i goblin lo fanno. Sì, magari per chiedere semplicemente un riscatto. Oppure per forza lavoro. Master, come è messo questo ragazzo? È molto ferito? Gravemente ferito? Non è gravemente ferito, ha diversi graffi sulle gambe, sulle braccia. Ma gli impediscono di camminare questi graffi oppure? No, non gli impediscono di camminare, okay. Però insomma. Quindi sono ferite superficiali, cioè. Sì, diciamo abbastanza comunque comincia ad essere un po' denutrito. Beh, ma adesso Wix. Beh, oltre a dargli da mangiare. Anche dei segni di percosse. Okay. Niri, vorrei... io ho un'idea. Se tu conosci bene, no, questi posti, quindi. Mm-hmm. Cioè, insomma, è casa tua, quindi ti sai muovere bene. Sì. Se io prendessi, intanto tiro fuori dal mio quaderno dove scrivo tutte le mie canzoni, le mie mm-hmm. ballate, prendo la mia penna. E, se io ti dessi carta e penna, riusciresti a disegnare una mappa per fare tornare questo ragazzo a casa? Facendogli evitare, però. Master, dovresti fare un. Diciamo una prova in sopravvivenza per capire se riesci un attimo a ricostruire. Ci provo, ci posso provare, dai. Scusami. Me lo fai con vantaggio perché sei della zona. Okay. E non solo, io le poggio una mano e sulla nuca e gli do anche un dado da 4 in più. 10 io? 15 più. Più un dado da 4. E ho fatto una piccola preghiera a Saria. 3? 14? Beh, diciamo che riesce a fare una cosa decente, anche lui è della zona, quindi okay. Basta che gli dai un riferimento più o meno nord, sud, ovest, insomma lui non ha proprio la minima idea di dove sia perché è stato incappucciato, tu invece ce l'hai più o meno dei riferimenti okay. di questo tipo, okay. Quindi riesce un po' a orientarsi e dice sì, potrei seguirla, ma non è che bene. Nessuno di voi mi può accompagnare, ho paura. Questa la vedo difficile. Comunque è veramente strano che qualcuno ti abbia liberato. Cioè. Ragazzi, ha detto che le catene si sono spezzate da sole. Si sono aperte? È possibile. Si sono aperte, vi sto dicendo che è stato il Demone Nero. È possibile. Io... Non hai sentito nessuna presenza che venisse lì a... No. Con la coda dell'occhio ho visto che si apriva da sola, ma non ho sentito delle mani. Non ho percepito nessuna mano. Che o qualcuno con una magia. Poi sì. Appena ho avuto le mani libere mi sono subito tolto il cappuccio e davanti a me non c'era non nessuno. C'era nessuno. Perché non vieni con lui? Così malmesso. Dove state andando voi? Dove state andando? Da dove arrivi? Chi te lo dice? Non penso che voglia dove andare. State andando a Erle? No, stiamo andando proprio dalla tribù che ti aveva preso come prigioniero. No. Anzi, se ci puoi dire se si accampano oppure se in che direzione stanno, se hanno fatto qualche giro strano. Io sono scappato da un covo, da... Non saprei dire. Il covo dove siamo stati, giusto? Sì. Però perché veniva dalla direzione opposta? Esatto. Si sarà perso. Cammina... No, ma poi veniva da dietro di noi, abbiamo detto. Sì. Allora, in realtà lui è scappato dal covo e si è perso. Okay. Sono tre giorni che vaga nel girando. Ok. Noi però non stiamo tornando. Ma voi stiamo andando seguendo le tracce verso un'altra parte. Punto. No, e manco lui ci potrebbe dar. Vado io con il ragazzo. Che cosa? Perché Davo ti ha detto di seguirci? Perché se il ragazzo vuole che qualcuno lo accompagni a casa, io lo accompagno. Quanto distiamo da Erla più o meno? Ormai. Ah, io ho fatto la mappetta! Mezza giornata. Io mi vorrei avvicinare agli Arrabel un po' più vicino, poi non so se mi sentono gli altri, però. Accompagnarlo? Hai qualche altro fine? Hai capito qualcosa che noi non sappiamo? Perché me l'ha detto il dado. Ah sì?
si smorfa. Ma qua c'è sempre qualcuno che dice qualcosa a qualcuno, il dado, il dio. Ma le cose che non esistono poi, che non hanno valore, però. Lo dici veramente questo? Io lo sento. Sì. No, no. Il suo dio non esiste. Mm. Perché io non lo posso né vedere né toccare. Mm-hmm. Questo invece lo vedo e lo tocco. Beh, è un dado. Ma delle sue facce, ogni faccia è una scelta. È inanimato. No, è animato. Da cosa? Dalla mia mano. E dal caso. Quindi vuoi davvero andare via? Questa cosa ci farà perdere tantissimo tempo. Noi intanto continuiamo ad andare. Sì, non possiamo aspettarlo. Ah, quello è sicuro, però saremo di meno. Damias è veramente confuso, non sa come comportarsi. Siamo tutti un po' confusi. Non sa cosa fare. Wix anche è combattuto perché vorrebbe anche seguire lui per proteggerlo, perché comunque gli Annabelle... No, sì, non possiamo dividerci. Abbiamo stretto anche un rapporto. Perché sto ancora parlando come Wix? Non lo so. Sto parlando anche non esci più. Prigioniero del personaggio. Io vorrei non dividerci, per nessun motivo. Io. Quella è una tribù intera. No, no, ragazzi, non possiamo andare. E sto allora non puoi ridire al dado, non lo so. Una volta sola lo puoi, te ore che ti ridà. Varian, dimmi. E alla fine non dovete combatterci, dovete solo prendere una mappa, no? Questo lo dici tu. La prima volta siamo stati molto fortunati, ma non c'era il loro capo. Voi siete stati fortunati, io ho un buco nella spalla. Varian, sono tuoi amici. Puoi parlarci. No, non sono amici, sono persone. Esatto. Con cui magari possiamo anche trovare degli interessi in comune. Se dobbiamo dividerci, dobbiamo dividerci equamente. No, secondo me. Damias fa una cosa che non ha mai fatto. Vedete che si mette un po' isolato da una parte e si mette in questa posizione qui e comincia a usare un tono di voce abbastanza basso e dice al Veyer, dammi un segno. Sì, mio protetto. E chiede un segno. Che segno vorresti? Cosa devo fare? Lo sai tu cosa devi fare? No, non lo so. Lo sai che l'unione fa sempre la forza. Allora, Damias ha come un brivido. Guarda Yarravel e va proprio a tanto così dal suo viso. Lo guarda negli occhi e gli fa, quel dado non funziona. Tu devi venire con me, è chiaro? Non ti devi allontanare. Ma noi tutto questo lo vediamo e lo sentiamo. Certo. Scusami, ma è ancora la birra o con chi stavi parlando? Ti ignoro proprio completamente, cioè continuo a guardare dritto lui e ripeto la stessa cosa, abbassando ancora di più la voce. Ti ho detto che devi venire con lui. Dai, non puoi andare con lui, non puoi dividersi dal gruppo. Allora forse dovremmo andare tutti. No, ma non esiste, ci sono le tracce adesso, poi spariscono magari. Io non ho non so perché voi vogliate andare incontro a morte certa, perché andare incontro a un'intera tribù, francamente io non lo farei. Ma se mi date magari un'arma, una spada, qualcosa, so difendermi, mia madre mi ha insegnato a tirare di spada. Quindi vorresti con noi? No, per tornare a casa. Non avevo capito niente. Un arco, qualcosa. Diamogli qualcosa. Ti do un mio giavellotto. Ah, grazie. Sì. Io non ho armi da darti, purtroppo. Con questo potrei riuscire a tornare a casa. Mia madre in fondo mi ha insegnato a usare delle armi, è una mercenaria. Come hai detto che ti chiami, ragazzo? Joran. Joran, avvicinati. Io anche mi muovo verso di te. Tiro fuori un pugnale di fattura pregiata con un'incisione sopra, c'è scritto Aradil. E glielo porgo. Questo è il pugnale di mio padre. Ah, grazie mille, grazie. Per me è molto prezioso. Sono sicuro che se tua madre ti ha insegnato bene a proteggerti, ti proteggerà. Grazie, molto generoso da parte vostra, grazie. Ispirazione. È un gesto significativo questo per il tuo personaggio, insomma, il pugnale di tuo padre. Sì, perché non avendo fatto quello che mi ha detto di fare il dado, questo è l'equilibrio per gli Arravel, cioè voglio che comunque tengo molto a questo ragazzo e voglio che torni a casa. Può essere un punto un po' di svolta, perché insomma... Potrebbe. È importante, cioè c'eri molto affezionato a quel pugnale. Sì, moltissimo. Ok, va bene, allora
Ispirazione meritata, va bene, va bene. Ian, quindi vieni con noi. Vengo con voi, perché ho deciso di venire con voi. Sei andato contro il tuo Adamo. Ha fatto una grazia. Scusa, ma perché ti interessava così tanto quel ragazzo? Ti interessa? Sì. Wow. Attenzione. Strano. Allora magari poi te ne parlo. Ok. Grazie, grazie, siete molto gentili. Prende la mappa, se la riguarda un'altra volta. Sì, sì, ce la dovrei fare, sì. Non ho idea del perché voi stiate andando incontro a una tribù intera, ma non mi riguarda. Comunque vi ringrazio molto della vostra generosità. Grazie, spero di rincontrarvi un giorno. Anche noi. Il mio nome è Ian Ravel, ma sentirei parlare di me e di noi. Ian Ravel, va bene, va bene. Il gruppo di Ian Ravel, va bene. E di Wix in realtà, però non diamo troppi nomi che poi si scorda. Ian Wix. No, Ian Ravel. Lo vedi? Ravel. Potrebbe Ian essere un duo. Vedi che si confonde? Ian Wix. Grazie mille, grazie mille. E allora lo vedete che si congeda da voi, è ancora insomma un po' trafelato e non vede l'ora proprio di tornare a casa. Si mangia quella razione che strana sta cosa che mi avete dato e se ne va. Ciao ciao Joran! Shit! La doveva fare! Shit! Ok, rimanete da soli. Io rimango un po' perplessa, boh, mi puzza un po' sto. Intanto ragazzi, direi di continuare a camminare. Sì, ragazzi, noi continuiamo. Dobbiamo quasi correre, corriamo! Maratona? No. Ma tu stai sempre a saltellare, saltella. Ma io faccio giri, torno indietro, vado avanti, non va di correre. Dobbiamo sbrigarci però! Io poi sono agilissimo, arriverei un'ora prima di voi. Vai, corri! Io riprenderei il cammino. Inizia a correre. Normalmente. Riprendiamo a camminare, tanto nel frattempo abbiamo mangiato, no? Sì. Riprendete a seguire le tracce numerosissime. È pomeriggio, sta cominciando a diventare pomeriggio, la temperatura inizia a scendere un po'. Le tracce continuano a portarvi verso est, in direzione delle montagne del cielo. E in effetti siete abbastanza colpiti dall'abbondanza di segni lasciati sul terreno dai teschi di ferro, quasi come se proprio non si fossero minimamente preoccupati di essere seguiti da nessuno. Che tipo di tracce sono? Possiamo cercare di capirci qualcosa di più? Allora, se vuoi dare un'occhiata sì, alle tracce... approfondita. Approfondita? Io mi metto accanto... Voglio dargli una mano. Esatto. Una prova? Ok. Scusa. Gli date una mano o fate anche voi, vi mettete a cercare? Io voglio cercare. Io lo faccio per cavoli miei. Io pure. Allora, chi vuole cercare le tracce mi fa una prova in sopravvivenza e se no chi vuole dare una mano da un allora vantaggio. Io do una mano a Miril, così puoi tirare con battaglia. Ho fatto 17 comunque. Io ho fatto uno, non ho capito, proprio non le vedo nemmeno le tracce. Io ho fatto 14. 14. Io ho fatto 20. Ti do da vantaggio. 20. Attenzione. Allora. 18. Va bene. Miril e Tara si accorgono che ci sono alcune tracce più fresche delle precedenti. Ragazzi, ci sono delle impronte che sono più grandi. Quali sono? Quelle più fresche o quelle meno quelle più fresche? Quelle più sono fresche sono le più grandi. Ragazzi, c'è un problema. Non sempre siamo gli unici direzione. Che stanno seguendo le tracce. Ci sono altri inseguitori? Che sono arrivati altre... prima di noi e sono più grandi. Sì. Quanto grandi? Più grandi. Okay. Varian, guardando le tracce riesci a capire se sono di goblin, do goblin o umano? O di warg. O di warg? L'ho appena visto. Di qualcosa. Allora, mi fai una prova in intelligenza. Ti do una anzi, mano. In sopravvivenza con il bonus di intelligenza. Ma Sarian, dammi una mano e mi guido. Allora, intelligenza, lo sai che è meglio? 16 più 2 18. Ok. Tu forse ti ricordi una volta di aver visto un essere molto sempre pelle verde, più grande degli altri. Non faceva parte della tribù con cui è passato del tempo. Però ogni tanto venivano alcuni membri di altre tribù. Dei piccoli diciamo gruppetti anche e una volta uno di loro è venuto in uno di questi gruppetti ci stava un essere insomma di taglia molto più insomma di taglia grande
era più grande degli altri. Ma so il nome? Sai che si chiamano Talizor. E ti sembra di capire che potrebbe essere un'impronta lasciata da un Talizor. Ragazzi, questa impronta potrebbe essere, non ne sono sicuro al 100%, di un pelle verde molto più grande. Molto, molto, molto più grande dei soliti. Potrebbe essere pericoloso e quindi stiamo attenti. Oh cavolo. Questo alla coda. Beh, procediamo comunque. Ma chi è che aveva trovato le impronte? Io e Talir. Ma quante di queste impronte ci sono? Effettivamente di un esemplare o più esemplari? No, di un esemplare solo, vedete. Okay. Sono più fresche delle altre. Sono un po' meno spaventato. Però sono più fresche, quindi vuol dire che sono arrivati dopo di loro. È strano sta e cosa. E quindi lo incontreremo prima di loro. Vabbè, proseguiamo, non c'è altra... Del resto non credo che ci possiamo... No. Andiamo avanti. Che io ricordi sono molto molto stupidi. Benissimo. Meno male. Tipo troppo. C'è una roba. Andiamo, dai, non perdiamo tempo. Ok, continuate a procedere. E come procedete però? Circospetti o come prima? Poi circauti. Sì, assolutamente. Un po' più cauti. Proseguite. E fate una prova in furtività tutti quanti. Io ho fatto 19 comunque. Io ho fatto 16. 13. 12. 6. 10. Continuate a procedere e Varian, la tua armatura fa un po', cigola un pochino quando ti muovi, anche perché insomma lo sappiamo. È abbastanza pesante. E a un certo punto però vi accorgete, c'è qualcosa di strano, perché queste tracce è come se sparissero improvvisamente. Tutte? No, le tracce quelle fresche. Più fresche. Oh mio Dio. Vi accorgete che sono confuse in qualche maniera. Ho la tachicardia. Che bordello? No, gli Ravel, tranquillo, tutto a posto. Sentite una vocina. Che no, cos'era? Hanno lanciato qualcosa verso qualcuno. Sì. Cioè, vedete, fate appena in tempo a girarvi e Varian, giustamente, ti giri e ti vedi arrivare incontro una cosa. Guardi bene, è una creaturina. Sarà così. Sarà alta 30-40 centimetri. Che vola, sta volando e ti arriva addosso. E Lilblin. Sì. E mentre ti arriva addosso, praticamente si gira e prova ti colpisce con la coda e ti fa tre. Ma ti prende uno schiaffo. Con la coda ti arriva una codata proprio in viso. Posso dire che esatto. Tara ride tantissimo. Ha tre punti ferita di danno. Tre punti ferita, l'ha spaccato. Dopodiché fammi un tiro salvezza su destrezza. Ho fatto 19 perché è un 20 natura. Ok, dopodiché ottimo, ti abbassi e vedi che quello prova tipo a prenderti così dopo averti dato un colpo di coda, ma cade per terra e rotola. Dopodiché senti un altro. Ma che ti stanno arrivando i gatti in testa! Ti stanno attirando i gatti! Allora, Varian, nonostante ha sfoderato la spada e sta subendo effettivamente questa cosa, vedete che sorride. No, a me, Stara sta ridendo proprio felice di questa cosa. Vedi un altro di questi proiettili praticamente, che però non ti colpisce. Allora, voi siete qui. Adesso dispongo. Comunque, tipo, non ti prende e cade per terra e rotola. Adesso vi dispongo. Varian è questo qui, era Tara, tu eri questo. Sì. Varian, Tania, se ti faccio questo qua, donna, mi dispiace. Sì, va bene, va benissimo, ci sta, ci sta il mantello. Quella con la mano protesa. Sì, quella che giudica io sempre. Sì, sì, quella a zero punti ferita sempre. Maledetto! Tasci tua. Allora, quindi questa creatura ti manca, la seconda, e rotola alle tue spalle. Qua in mezzo, dopodiché vedete sbucare. Quindi diciamo queste due creaturine le mettiamo qui. Da qui vedete sbucare una creatura grande, di taglia grande, verde, tutto imbronciato, pieno di
di capelloni, capelli lunghi, ha le mani gigantesche, ha una postura veramente minacciosa, capite che è lui che ha lasciato quelle impronte che stavate seguendo, perché ha delle zampe veramente grandi, è molto alto, c'ha alto 2,5 metri. Oddio. E vedete che ha delle specie di borse. In due di queste borse ci sono altre due di quelle creature che avete visto lanciare. Cioè ce li tira. Ce li sta tirando. Sì. Li ha tirati i gatti. Diavolo, ci sta tirando. Ma è lui quello di cui parlavi, Verian? Sì, e sono appena esce dall'albero e guarda e fa... Che bella voce che ha. Tirate iniziativa. Tara, iniziativa? 8. Wix? 14. Damias? 12. Milir? 15. Verian? 8. Il Ravel? 11. Allora, qualcuno di voi là vicino ha qualche oggetto metallico per caso? Qualcosa che non avete nello zaino, ma che tenete alla cintura, tenete in qualche borsa, tenete. Io ho lo stocco alla cintura. E anch'io lo stocco. Beh, ho il pugnale. Ho il pugnale e una balestra. Chi è più vicino a lui? Io. Damias. Tu hai un pugnale. Io ho una cintura. Allora, con la roba. Il Lilbin che sta là per terra. Questo qui, vedete che si rialza da dopo la capriola, si guarda intorno, fa così e salta addosso al pugnale che Damias ha alla cintura. È vero, ce l'avevano detto, sono tirati dal metallo. Non ti sta attaccando, si aggrappa al tuo pugnale e lo sniffa. E tu però sei impacciato perché te lo trovi... addosso, quindi non ti sta attaccando, sta... Ma sta cercando di toglierlo questo pugnale oppure sta usando, cioè lo afferra, te lo vuole levare, ma nel frattempo lo stanno usando. È un senso turno così, è bellissimo. Mio Dio, sono splendido. Ho detto che sono pazzi. Io non li voglio uccidere. Ne portiamo uno a casa? Dopodiché, vedete che da una delle saccocce dell'altro... del Talizor che sta laggiù, esce fuori un altro Lilbin e comincia a correre verso di voi a testa bassa e che cosa? Ok, e va addosso a Damias. Sì, buonasera. Verian. Che mento, ragazzi. Scusa. E ti dà una codata, ti fa altri 3 punti ferita. Ma dai. Va bene. Dopodiché fammi un tiro salvezza sempre su Tara. Destrezza. Ride. Sta per morire però Carpola adesso. Ride tantissimo. Sì. 19. 2,20 va. Sì. Dai. Ok, quindi praticamente prova ad afferrarti, ma tu ritrai la gamba e non ti prende. Dopodiché tocca a Milir. A me fanno quasi delle... cioè, non lo so, sono dei piccoli psicopatici. Non lo so se è il caso di attaccare loro oppure lui. Non mi sembra molto propenso a parlare il tizio laggiù. Puoi sempre provare. Posso sempre provare? Gli voglio bruciare la mano. Almeno la smette di tirarli fuori, sti cosi. Quindi lancio una scintilla infuocata e cercando di mirare la mano proprio. Magari evita di lanciarceli perlomeno. Che cosa fai? Contro, faccio dardo di fuoco. Ok. E vado, provo, copierò. Non per niente prova. Perché fino adesso ho fatto 18, ma faccio 3. Ho fatto 3. Il tuo dardo di fuoco colpisce l'albero che sta proprio vicino a lui. Sì, con molta fantasia. Ok, quindi il dardo colpisce l'albero vicino al Talizor. Lui guarda. Ma questi esseri parlano o emettono solo suoni? Per ora non parlano, fanno dei versetti strani. Ma quello grosso pure? Finora l'hai sentito solo urlare e grugnire. Verian, perché non ci parli con questo? Cioè, provi almeno. Non ci provo. Era a me, quindi faccio così di reazione. Ok, Wix. Mi sembrano alla fine abbastanza innocui, quindi volevo fare una cosa. Non so se penso di poterlo fare. Tiro fuori dal mio zainetto la corda, ne taglio un pezzo e provo tipo ad acciuffarli stile cowboy a cercare di allora, e cercare di prenderli per catturarli. Non li voglio per uccidere. Catturarne uno, sì, provare a catturarne uno. Quello quale più vicino a me. Catturare?
Non lo so, dove so io? Sono... Tu sei... Io sono quello con la spada. Cattura il mio. Questo qua vicino che sta provando a fa al volo un nodo e cerca proprio di catturarlo perché mi sembrano. Mi dispiace. Non è un'azione molto facile. Prova a fare una prova in rapidità di mano, destrezza. Ok. 15 più 3, 18. Direi che mentre lui è distratto, prova a sniffare questo coltello e a prenderlo. Tu non è che lanci il lazzo. Fai un cerchio con la corda, sì. Con un nodo molto rapidamente. E lo acciuffi, sì. Gli metti il nodo intorno, gli intrappoli praticamente le braccia, poi tiri e stringi. Ok. Wix! L'hai preso! Sì, lo tengo! Tienilo! Non so se ce la faccio da solo, aiuto! Sono di rosso! Aiutatemi! Ok, diciamo che ne hai immobilizzato uno, però la tua azione l'hai impiegata per fare questo. Guarda, potresti portarlo in giro così, tipo. Ti prego! Bello. Infatti ci famo i soldi, ragazzi. Totale, proprio. Dovrei provare ad addestrarlo, ma non so se è tanto propenso. Damias, tocca a te. Allora, io ho liberato da questo peso di questa bestia attaccata alla mia cintura, mi sento libero di nuovo e quindi... Niente, vado all'attacco. Di chi? Della bestia immonda lontana da me. Quindi Damias fa così. Indica il bestione e vedete che un'aurea grigia, insomma, investe in pieno la creatura. E faccio sortileggio e ti do svantaggio saggezza. Svantaggio su saggezza. Ok. Con l'altra mano, deflagrazione occulta. 18. Preso. Molto bene. 7 più 6 13. Bello strano. Let's go. Ok, la tua deflagrazione occulta colpisce il Talizor in pieno petto. Vedi che delle venature nere cominciano a dipartirsi da questa macchia nel centro del suo petto. Mazza, gli hai fatto male, oh? Sì, gli hai fatto molto male. Però ancora non abbastanza. Bacito. Allora, adesso sta agli arrabbi. Allora, io con dei piccoli passetti mi muovo qui. Guardo Wix. Gli faccio... Tanto sta tenendo. Wix, com'era quella barzelletta che avevi raccontato prima? Su Sinor, giusto? Sì, che... Ma tempo sta tenendo. Perché non me la ridici? La urli proprio forte, forte. Ok. Guardando il bestione. Ok, lo faccio subito. Ehi, bestiame! Lo sai che se Sinor veniva con noi e uccideva un goblin, era un assassino? Risata incontenibile di Tasha. Fai un test su saggezza. Se fallisci, ridi come un... A questa cosa ti sembra la cosa più divertente che tu abbia mai sentito in tutta la tua vita. E il test con saggezza lo devi fare con svantaggio. Sì. Ok. In tutto questo io ovviamente sto morendo dal ridere. Aiuto, morendo. Fallisce. Attenzione, eh. Hai una bella voce, ti volevo far ridere. Avete visto, a lui far ridere. Sì. Adesso lui sta lì e ride. Ok. Prono e ride. Quindi ignoriamolo per ora. Sì, esatto. Ok. Dopo questa cosa, questo sta per terra ridendo, si sta sganasciando. Da una delle sue borse fuori esce un altro Lilblin. E va verso Nilir. Eccoci. Stavolta te lasciamo là, però. Beh. Dai che non ci arriva là. E dai. Meno male. Non ci arriva, diciamo, arriva là vicino e comincia a guardarsi intorno perché vi guarda e comincia a fiutare perché sente metallo. Sì, degli odori di metallo che lo incuriosiscono. Io ne voglio uno di questi. Anche io troppo. Tara, tocca a te. Ma io non voglio ammazzarli, io li amo. Leghiamoli. Li adoro. Si slegano, ragazzi. Si slegano? Pazzi. Sono pazzi. Io non voglio ammazzarli, anzi... Vedete che però in realtà quello lì legato da Wix ogni tanto lo saluta e fa ciao, lo ama e che
posso fare? Anch'io ho una corda, quindi magari provo a legarlo anch'io. A legare un altro, lunga 15 metri. Quindi. Beh, leghiamoli tutti insieme. Ok, quello alla mia destra. Sì. Che non è... Esatto. Sì. Ok, quindi provo a legarlo e faccio rapidità di mano. Sì. 13. 13? Purtroppo provi, ma... Quello continua a muoversi e ti sfugge, è una manovra abbastanza difficile, non è così facile. A me fa ridere. Io rido, non mi riesce il rido. Una povera pazza. Tara è più pazza del mio. Sì. Tara, ma che ridi? Guardando me non hai imparato niente. Guarda come lo tengo. Ciao. Ma non salutarlo, aiutami. Varian prende la sua spada di piatto e prova a dare una botta a quello che c'ha davanti. Oh. Cioè, il più pacifico. Ma c'ha ragione, ragazzi. I testi di Satana. Allora, ho fatto 16 per colpire. Te lo prendi in pieno. Dai. Bene. Disintegra. Sì, mi piacerebbe molto. Fai piano. 7 danni. No. Gli arriva una botta fortissima di piatto in pieno volto. È svenuto? Si è cascio, si è svenuto. Perfetto, mettimi uno svenuto perché mi voglio muovere da lì. Non so se riceverò un attacco d'opportunità, ma non mi importa. Mi avvicino di 6 quadretti verso il Talizor, che ancora ride. Sì, vabbè, sta ancora appena ridendo. Provi a muoverti, quello che sta dietro di te prova a saltarti addosso e a darti prima... Dai, non mi prende. Una codata. Ti manca? 6 quadretti verso il Talizor. Wix? Sì? Servi qua, non là. Qualcuno venga a tenere questo coso. Lo tengo io. Vieni, Tara. Grazie. Ciao. Arrivo. Arrivo, Varian. Dopo Varian, in realtà, tocca proprio a quello che ha cercato di afferrare Varian. E prova a... Prova a colpirti e poi ad aggrapparti. Vediamo un po'. Guarda, ma sono saluti ancora. Ti prende pure bene. Ti dà, carica fortissimo con la coda e ti fa 6 punti ferita. Oh, ti dà una frustata proprio, fortissima. Dopodiché gli devi fare un tiro salvezza su destrezza. 17. Ok. Vedi che prova ad afferrarti, però va a vuoto e non riesce ad aggrapparsi a te. Dopodiché tocca al Talizor. E niente, lui comincia a battere i pugni per terra. Continua a ridere, giusto tanto per un minuto. Sì, sì. Okay, diciamo che prova. Tocca questo qui, che è quello legato. Legato. Allora, qualcuno mi aiuti, non riesco più a tenerlo. Prova a liberarsi. Fammi una prova in forza. 10. È contrapposto, diciamo, alla sua agilità, perché è molto scivola, diciamo, nella... Tu lo stai stringendo, gli stringe le spalle, ma lui è piccolo e flessibile, quindi sta provando a scivolare nel cappio che hai fatto e ci riesce. E riesce a sfuggire, dopodiché prova a darti una codata. Ti prende, ti fa 3 danni. Io non posso fare niente, vero? Fammi un tiro salvezza su destrezza. 20. Ti colpisce con la coda, poi si gira per provare a saltarti addosso in faccia, però tu ti abbassi e non ti, diciamo, non riesce ad aggrapparsi. Quindi gli è sfuggito adesso, c'è ancora sotto la corda. No, è sfuggito, si è liberato. Mi ha fatto 3 danni. Però ti ha fatto 3 danni. Questo qui è svenuto. Midir. Sono rimasti 3 praticamente. Ma io ce l'ho. Ah, no, ok. Quello lì davanti era rimasto lì che mi aveva caricato, vero? Mm-hmm. E invece quello lì in fondo è quello che c'aveva lui. Questo è svenuto. Ok. Questo sta ingaggiato qua e qui gli altri. Non provo ad attaccare Tara. Allora io cerco di colpire e basta, perché mi hanno stufato, sono a fare un sacco di danni, quindi da che mi facevano tenerezza anche un po' ridere, mi hanno anche un po' rotto le palle, quindi cerco di colpire quello che mi stava caricando all'inizio. Sì, quello che sta io.
stava sniffando per colpirlo. No, raga, io cambio. Che cosa fai? Che gli vuoi fare? Mestiere. Ma che vuoi fare? Però colpirlo con cosa? Dardo di fuoco. No, volevo fare raggio di gelo, ma ho tirato prima il dado perché sono sfigatissima. Quindi hai usato raggio di gelo? Sì. Quanto hai fatto? 2. Niente. Il tuo raggio colpisce il terreno. La prossima volta mi faccio un personaggio che non tira il dado per colpire, ok? Fai altro? E che devo fare? Mi butto per terra disperata, Rodi, non lo so. Cioè, mi rassegno alla vita. Milir, ma dove Mili? Mili? No. Sta ridendo tantissimo anche il... Vedi, ride anche lui. Sta proprio a te, Wix. Allora, Wix, nonostante abbia preso un bel colpo, non si sa perché, ma non vuole ancora attaccare questi tizi. E provo a fare un'altra cosa stupida. Nello zaino ho un ottimo vaso di ferro. Lo prendo e provo a lanciarlo il più lontano possibile per glielo faccio tipo un vaso ottimo. Di ferro? Sì, glielo faccio tipo annusare in qualche modo, cerco di attirarli e poi lo lancio lontanissimo per cercare di farli scappare verso questa cosa che magari li attira, ottimo. Visto che sono attratti da questa roba di metallo. Ok, tu tiri questo, prendi questo. Devo tirare, no, devo fare un no, diciamo un vaso di ferro. Non si sa. Glielo faccio prima annusare. Ti metti a cercare nello zaino, tiri fuori questo vaso di ferro. Questo è il vaso che mi ha dato mio padre. Così lo vogliamo. Lo tiri tipo qua e vedi che quello che sta vicino a te, sì, funziona, cioè va a seguire solo lui, no, solo gli lui. Altri no. No, solo questo. Lo tiri qua e si sposta qui, quindi diciamo lontano, può... no? Allora, ciao lontano. Damias e tu potete fargli un attacco di opportunità. Let's go. 16. Ok, che cosa fai? Allora prendo il pugnale che lui prima stava annusando, lo tiro via così dalla cintura e gli provo a infilarglielo proprio dritto qua. Mazza, le cattiverie. Sì, proprio di cattiveria. Quanto gli fai? 4 più 3. 7 danni. Cioè lui, diciamo, ti dà le spalle per inseguire questo vaso e tu lo colpisci proprio di cattiveria. Si infila proprio qua e gli sbuca da fuori dalla gola. E muore. Oddio. Un po' mi dispiace. Quindi mi attacco l'opportunità, non lo faccio. Esatto. Vabbè, hai fatto una grande. Ma no, Damias, io volevo solo farlo fuggire. Damias ritira. Farlo allontanare. Il pugnale così sporco di sangue ti guarda e fa per pulirlo. Anche con un po' di schifo e di disprezzo. Non ho provato a ucciderlo apposta. Sì. Sta proprio a te, Damias. Il tuo vaso, va. Sta a me? Sì. Lui sta ancora ridendo a crepapelle, giusto? Sì. Quindi non interromperei il suo flusso di risate, non lo disturberei. Mi scaglio contro l'animaletto, diciamo, più vicino a me. Quello a due quadretti lontano da me. Non ti avvicinare. Rimango lì e provo a disintegrarlo con deflagrazione occulta. Vabbè. 10. Purtroppo si muove troppo veloce e il tuo raggio, diciamo, si perde nelle fronde. Yarravel. Varian. Lo sai che credo tantissimo in te, ma proprio un sacco, Varian. Prendi ispirazione bardica e poi Yan, per la prima volta, li vedete tirare fuori lo stocco. Un'arma che non ha mai tirato fuori, uno stocco, e lui con dei passi quasi da scherma attacca il Liblin che ha lì di fronte, il 7. Sì. È proprio lui. 1. Più qualcosa? No. Però uso la mia ispirazione. Ok. Per fare un bel 20. Giusto? Che ho te fatto? 20. Davvero? Sì. 20 naturale? Ok, ottimo. Ok, quindi 6 danni totali. Con lo stocco lo infilzi da parte a parte. E si accascia morto. Mi dispiace, piccolino, ma era l'unica. No! Piccoli. Non vuole vederli morire questi. Basta. Piccoli. Tutte le creature piccole a Wix stanno a cuore, in realtà. Quelli grandi invece li vuole uccidere tutti. Chi è rimasto? No, quello è morto. Tara.
Vabbè, è rimasto quello vicino a me. Io tra l'altro va bene tutto, li amo, mi fanno ridere, però mi hanno fatto 6 danni. Un po' mi sono incazzata. Un po' ti interessa. Un po' mi interessa sta cosa. E quindi tiro fuori lo stocco, anch'io non l'avevo mai fatto prima perché mi piace più lanciare con le frecce, ma ce l'ho lì. 23. Ah. Lo prendi decisamente. Benissimo. E faccio 9 danni perforanti. Cazzo, ucciso. Mi infili lo stocco in un occhio. Madonna. Scusami, ma. È andata così. No! Si sta disperando. Mentre in realtà poi prende il suo vaso e se lo rimette. Varian, mi confermate tu e Yarravel che è prono mentre ride? Perronissimo. Mi ci metti sopra. Con la mia azione bonus faccio questo. Vedete, faccio uno scatto con la spada, sempre tutta arrugginita, e vedete che da sotto la mia armatura iniziano a uscire tutte cicale spirituali, però sembrano una cosa stranissima, che si vanno tutte quante a posare sulla lama. Iniziano tutte quante a fare come fanno le cicale. Tara urla. Come fanno le cicale? Dopodiché, questa era la mia azione bonus per fare punizione tonante. Ah, dopodiché alzo la mia spada e provo ad attaccarlo con vantaggio. Se non ci riesci, guarda, Aspetta, uso una bellissima ispirazione. Allora, 8 e 4 mi sembra fare 12, più 5, 17. Sai, fortissimo! Preso. Però c'è uno scotto da pagare su tutto questo, perché tutte le cicale, mentre lo colpisco, fanno uno schianto udibile a 90 metri di distanza. Non so se smitare. Sì? Smita con le cicale, ti prego. Sì, uso uno smite, do tutto. E insieme a questo botto vedete una luce dorata. Una luce di Sarian. 4 danni radiosi, 8 danni da tuono, 6 danni da niente. Vediamo un po', 6 e 4, 10. Almeno sono molto danni. Felice. Dove si firma? Fatto. E le cicale spariscono. Non ho male, ma. Non è ancora morto. Chi è? Un bestione. E adesso deve fare un tiro salvezza per liberarsi dalla risata. Su saggezza con vantaggio. Sì, vedete che. Ah! Smette di ridere. Ragazzi, mi sa che siamo nella. Insomma, lì. Si alza. Però gli ha fatto un po' male. Varian. Ah, tocca proprio a lui. Tocca proprio a lui, sì. E prova a colpirti con la coda mentre si rialza. Ti prende. Ah. E però sente un rumore molto 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 acuto. Appena tira sulla coda. Perché io tiro fuori il liuto e faccio un accordo veramente, veramente molto acuto, quindi si sente una frequenza altissima. Silvery Barbs, ritira con svantaggio. Ti prende lo stesso. Vabbè. Ci hai provato. E ti fa 7 danni. E mi devi fare un tiro salvezza su forza. Tiro salvezza su forza. 18 CD 13, quindi ok, l'hai superato. Stavi per finire prono anche tu, però riesci a mantenere l'equilibrio. Dicevi, eh? Io ho dato vantaggio con Silvery Barbs a Wix. Ok, perfetto. I Lilbin sono tutti a terra, quindi tocca a Milir. Milir è molto frustrata in questo momento di non aver fatto esattamente nulla in questa battaglia. Quindi nemmeno nella precedente. Nella precedente ho fatto qualcosa, ho rischiato di morire. Vabbè, è vero. L'ha fatto per la trama. Esatto. Ma cos'era quella voce fuori campo? Esattamente, non va mai un cavolo. Quindi Milir fa il suo gesto per lanciare dardo incantato e fa apparire questi 3 dardi che scaglia con tutta la sua frustrazione e violenza verso il pezzo grosso che non hanno il tiro per colpire perché di sto passo. Wise Milir. Lo vedi che ti ho detto mettiamo questo, fidati che 4 intanto che già è il massimo. 1 perché era giusto per la trama. Sì, quindi è sempre più 1, quindi 5, 2 e 4. E 5. La frustrazione ha vinto sul male.
è ancora in piedi. Non ci credo. Sì. 12 danni. 12 danni è ancora in piedi. Ma chi è? Oh? Io, raga, ho fatto il massimo, c'ho più. È Hulk. Ma adesso arriva lo sterminatore Wix. Di giganti. Wix deve fare qualcosa adesso, se no la sua reputazione da eroe verrebbe meno. Ricordati che ti do vantaggio per... Grazie, Jan! Grazie, Jan! Nel frattempo, scusatemi, così, per darvi un'idea di che vabbè. Cosa sta facendo Tara. Lei sta lì, appena uccisa, intanto però un po' lo tocca, lo rifà. Ah, ah, dopo gli dai una stoccata nell'occhio. Sì, sì. Beh, dai. L'occhio cavo. Che Wix ringrazia Yarravel e poi provo a scagliare, a tirare fuori il mio arco. Prende la freccia e cerca di colpire in fronte quel maledetto Taljor. Beh, bella schifezza, faccio 8. Vabbè. Hai vantaggio? Ah, c'ho vantaggio, scusa, l'avevo scordato. Faccio 20, faccio 22. Let's go. Prendo un dato da 8 più 3 danni perforanti, vediamo che succede. E faccio la bellezza di 6 più 3, 9 danni. Ok, la tua freccia colpisce il Talizor alla gola. Passo da parte a parte. Si accascia per terra e mentre si accascia lo vedi che guarda i Lilblin per terra. Allunga la mano e cade per terra facendo un grande rumore. L'uccisore di giganti! Evviva! Signori! C'era bisogno di me, eh? C'era bisogno di te, Wix. Credo che quelli fossero i figli. No, come figli? Figli di chi? I figli? Del Talizor. Infatti io non volevo ucciderli. Ormai li abbiamo uccisi.